Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare una tipologia di video che non avevo ancora fatto, ossia un svuota la spesa. Questo è un video che io ho visto tantissimo sugli altri canali YouTube, visto che è una tipologia di video che interessa moltissimo e che in generale viene fatta molto spesso. Anche molti canali ai quali io sono iscritta e che seguo costantemente ogni tanto fanno un svuota la spesa. Siccome io non l'avevo ancora fatto, ho pensato, sai che c'è? Voglio fare anch'io il mio svuota la spesa, quindi almeno una volta lo voglio fare. Quindi sono andata alla Coop, ho fatto tutti i miei acquisti e ho pensato di farvi vedere quello che ho comprato. Comincerò dalle cose che poi devo andare a riporre in frigo, così non stanno fuori troppo tempo. Inizio con il salmone, ho preso i due tranci di salmone a fette in questo modo. E sono freschi perché c'è il banco pesce, però ogni tanto fanno delle confezioni già pronte che mettono lì a fianco, così almeno si risparmia tempo. Non ho fatto la coda, infatti, e io prendo molto spesso il salmone così tagliato a fette. Mi piace molto, lo cucino in modo molto semplice e è una cosa che compro molto frequentemente. Poi un altro articolo che devo andare a mettere subito in frigo è il gelato al limone, il gelato Siviero Maria come marca, e ho preso il gelato al limone perché ho preso anche le fragole, quindi fragole col gelato al limone mi sembra un'accoppiata perfetta. Poi ho preso un litro di latte scremato a lunga conservazione, questo qua proprio marca Coop. Io i prodotti Coop li compro spesso perché comunque li trovo molto buoni, quindi classico litro di latte. Poi ho preso i tortellini freschi della marca Novella, questi qua sono tortellini molto buoni, li mangiamo spesso con il brodo e li trovo veramente ottimi. Marca Novella, io non so se si trova anche nelle altre città perché forse è un pastificio che si trova nella mia regione, nella mia città, quindi non so se gli altri supermercati Coop tengono questa marca, però se per caso la tengono, provateli perché sono veramente ottimi. Poi ho preso i pansotti alla Ligure, questi ve li faccio vedere da vicino, spero che li vediate, sono fatti in questo modo, sono proprio i classici pansotti alla Ligure, 1 chilo perché erano in offerta, quindi non potevo assolutamente farmeli sfuggire. Poi ho preso il pesto alla genovese, aspettate che non ci arrivo, eccolo qua. Pesto alla genovese senza aglio, perché io l'aglio non lo digerisco e quindi ho preso il pesto marca Novella, che è la stessa marca dei tortellini, quella che vi dicevo prima, questo qua. Poi ho preso le fragole da abbinare al gelato al limone che avete visto prima, le classiche fragole Vivi Verde Coop, queste qua. Mi sembravano molto belle, quindi ho preso queste fragole. Poi ho preso i classici cornetti per la colazione marca Bonjour, questi sono quelli classici, quindi sono vuoti all'interno, non hanno nulla e io di solito mi ci metto la marmellata, preferisco mettercela io perché quelle confezionate con la marmellata ne hanno mezzo cucchiaino, quindi praticamente non ne hanno, invece se ce la metto io ce ne metto un po' di più. Quindi queste sono ottime, anche queste. Poi ho preso una confezione di focaccia. Questa è molto buona, molto morbida, soffice. Questa qui che vendono già confezionata in questo modo, quindi questa ruota di focaccia. Poi ho preso il pollo allo spiedo, quello già cotto. Questo è veramente ottimo, lo prendo sempre, anche questo lo fanno direttamente lì alla Coop, veramente ottimo. Poi ho preso dei sacchetti apri e chiudi della Cookie come marca. Io questi li utilizzo molto spesso, sono molto comodi perché non so se riuscite a vedere, sono quelli che hanno la chiusura, diciamo, così non a zip, vabbè, comunque questo tipo di chiusura che io trovo molto molto comoda, quindi questi sono sacchetti che io compro spesso. Poi ho comprato i guanti usa e getta, questi che li uso sempre quando devo pulire il bagno, quando devo fare le pulizie in casa, insomma qualche lavoro particolare, io uso questo tipo di guanti. Poi, siccome siamo vicinissimi a Pasqua, ho preso 3 cose che sono adatte per il periodo di Pasqua. Quindi ho preso questa confezione regalo. Questo è un bouquet che ha 3 uova di cioccolato così e i fiori. È una confezione molto carina da regalare.
Quindi insomma l'ho presa appunto perché farò un regalo per Pasqua e ho preso questa. Poi sempre rimanendo in tema pasquale ho preso la colomba, la classica colomba, perché ovviamente non può mancare la colomba sulla tavola a Pasqua. E poi ho preso un uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua Baci Perugina. Questo è un uovo di Pasqua che andremo ad aprire insieme, quindi farò poi un altro video in cui aprirò insieme a voi l'uovo di Pasqua, quindi tenete d'occhio il canale perché uscirà questo tipo di video. E poi ho preso tre teglie da forno, due rotonde, quindi due uguali così, rotondi per fare la pizza, perché quelli che ho ormai sono veramente datati, non ce la fanno più, quindi non li voglio più usare. E poi ho preso la teglia classica rettangolare, che è abbastanza grossa, non sta neanche nella telecamera. Comunque li ho pagati tutti e tre più o meno sui 2,50 € l'uno, e quindi insomma mi sembrava un affare e ho preso quelli. Questa è la spesa che ho fatto alla Coop. Fatemi sapere nei commenti se anche voi fate la spesa alla Coop, se più o meno comprate questi prodotti. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.